Incroci d'arte dagli artisti preistorici a Giovanni Nonnis, e questo è il titolo scelto per la serata dedicata all'artista nuorese, prematuramente scomparso nel 1975, ospitata nella casa Manconi di Nuoro, gestita da Sardegna Teatro e dal TEN. Una mostra promossa dalla figlia dell'artista Pierpaola, da Roberto Acciaro e da Gigi Olla. Per un giorno tanti nuoresi hanno potuto ammirare l'opera di Giovanni Nonnis, senza dubbio considerato uno dei grandi artisti sardi del Novecento, con la sua opera che ha aperto nuove strade all'arte figurativa sarda, affondando le radici della propria ispirazione artistica e culturale nel passato dell'isola, alla sua grande civiltà nuragica e ai suoi guerrieri, che diventarono una delle sue muse ispiratrici in un periodo, gli anni 50-60, in cui era un tema riservato agli accademici. Ad arricchire la mostra e l'esposizione delle opere di Giovanni Nonnis, un filmato proposto da Gigi Olla con le fotografie di Renato Brozu, che propone la voce dell'artista nuorese. Il compito di rievocare la figura di Giovanni Nonnis è toccato alla figlia Pierpaola, che ha raccontato all'artista e il padre, tracciandone un ritratto a tutto tondo. Io una volta, anch'io quando avevo l'età di Lorenza, guardavo questi guerrieri e dicevo: ma cosa sono questi guerrieri? Allora un giorno eravamo nel suo studio a Nuoro, e gli ho detto: babbo, ma chi è il guerriero? E mio padre mi ha risposto: il guerriero è l'uomo. E io ho incalzato: ma perché lo deformi allora? E lui mi ha risposto: io lo deformo per accentrare l'attenzione su di lui. E così mi ha lasciato, perché mio padre faceva così. Cioè lui voleva che la nostra testa funzionasse da sola, quindi ti dava l'input e poi ti lasciava.